Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo sulla prima puntata di All Game. Ragazzi, che cos'è questa rubrica? All Game è una rubrica, è un walkthrough, una serie di walkthrough che volevo portare su giochi vecchi, ragazzi. Lo dice la parola stessa, giochi vecchi. E oggi siamo con Kung Fu Panda per PS2, ragazzi, per PS2, non per PS3. Ma per PS2, ragazzi, si ispira al primo Kung Fu Panda, ragazzi, ed è una cosa bestiale, ragazzi. Ma tantissimi momenti didattici, come ci insegna il buon Mike Shosha, ragazzi, e soprattutto, ragazzi, tantissimo divertimento, ragazzi. Tantissimo divertimento. Non avete idea con che cosa sto registrando, ragazzi. Una roba indecente, ragazzi. E vabbè, un modo creativo, ragazzi. Allora, cosa andremo a fare in questo primo episodio, ragazzi? Cioè, andiamo a fare il primo livello, che sarà un po' di tutorial, ragazzi, però vi devo dire alcune cose, quindi ci sta che al primo episodio facciamo soltanto un livello, perché nei prossimi episodi intanto ci sarà ogni giorno, ragazzi, e vabbè, ma quello è chiaro, finché non finisce il gioco. Poi, ragazzi, vi volevo dire un'altra cosa, ogni puntata ci facciamo almeno due livelli, ragazzi, sì, un paio di livelli, ragazzi, oppure uno se il livello è molto lungo e chiede molte cose. Allora, una cosa, per gli obiettivi secondari, ragazzi, non è come gli altri walkthrough che non te li puoi rigiocare tu. Io me lo posso rigiocare quando voglio questi livelli, ragazzi. Quindi, sono dell'idea, raga, che io con voi faccio soltanto la storia. Poi, per gli obiettivi secondari, ragazzi, ce li andremo a fare noi un altro giorno, ragazzi. Cioè, ce li andremo a fare. Cioè, ci sarà un obiettivo a parte dove faremo solo obiettivi secondari, ragazzi. Ok, vi avverto che faremo anche il multiplayer game, ragazzi, assolutamente, raga, che sono varie challenge, poi vi spiego, ragazzi. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e tantissimi pollicioni per questa prima puntata, fatevi sapere che ci sono. Ci sono, ragazzi, fatemi sapere, a me stesso lo devo, no. Fate sapere ai vostri amici che abbiamo iniziato questa nuovissima serie, ragazzi. Allora, intanto alzerei un po' la musica. Già è bellissimo. E ragazzi, ho provato la demo 2 mesi fa, ragazzi. Quindi se vedete la versione demo, che adesso non c'è perché ho scaricato la versione apposita. In pratica, se vedete un caricamento di salvataggio, non vi preoccupate che non lo rigioco per la seconda volta, ragazzi. Anzi, non me lo ricordo per niente, ragazzi. Però so come muovermi, infatti ho giocato la demo. Sì, ragazzi, ecco qui, siamo. Ok, è in inglese il gioco, ragazzi, perché non lo sono riuscito a trovare. Però di tanto in tanto io vi traduco. Allora, tanto tempo fa, ragazzi, tempo lontano, si parlava del guerriero leggendario della Cina che doveva proteggere la Valle della Pace. Vabbè, ragazzi, si ispira al Kung Fu Panda 1, per chi non avesse visto la storia, cioè, il film è bellissimo, ragazzi, però, bellissimo. Vabbè, comunque, in pratica, il primo livello è ispirato al sogno di Pooh, cioè la prima scena che vedete nel Kung Fu Panda. Infatti, l'ultima frase, ma questo è per lui è totalmente un sogno, infatti, il livello si chiama Il Sogno di Pooh, ragazzi. Tanto sta mettendo a fuoco, ok. Ok, ragazzi, scusate che il mio telefono non mette tantissimo a fuoco, però comunque, dai. Ok, ragazzi, abbiamo ufficialmente iniziato. Abbiamo ufficialmente iniziato questo testo controllando un pochino, ragazzi. Godiamoci tutto questo panorama, ragazzi, bellissimo, bellissimo, ragazzi. Ok, i settaggi sono giusti, ragazzi, perché io gioco con i miei settaggi, ragazzi, le mie robe, infatti mi sto muovendo molto bene. Ok, ragazzi, bene. Ok, e lo straniero, come va? Ok, questa è una missione secondaria, ragazzi, di trovare i vasi, infatti me lo ricordo. Ok, ok, ragazzi, questo è un po' di tutorial, non ci serve, ragazzi. Allora, la reliquia la voglio prendere, che serve sempre, ragazzi. Serve sempre la reliquia, ragazzi. Ok.
ecco, queste sono le questioni secondarie. Per esempio, adesso i vasi, io ragazzi, non ho. Non li andrò a prendere, ragazzi, perché obiettivamente non. Sto guardando un po' intorno, ragazzi, per vedere un po'. Ok, perfetto. Ok, ok, ragazzi, questo. Vi voglio far vedere alcune cose. Allora, questo è il journal, sarebbe. Il giornale sarebbe tradotto in italiano e qui appaiono i nostri obiettivi primari e i nostri obiettivi secondari. Allora, gli obiettivi primari si legge da 1, 0, 1, ragazzi, è il primo obiettivo primario e poi quelli sono comunque, per esempio, quelli sono comunque gli obiettivi secondari, non devo mangiarmi le frasi, bene. Il primo nostro obiettivo è cercare e difendere e sconfiggere i nemici della valle. Uno. Il secondo è di trovare i vasi familiari persi, di cercare comunque. Poi abbiamo le opzioni e l'upgrade, però ragazzi questo ne parliamo più tardi. Ok, e qua per salvare ragazzi, e salverò ogni fine livello che non voglio spiacevoli sorprese, non voglio rigiocarmelo, anche se me lo rigiocherei per 30 anni questo ragazzi, cioè a dire la verità è bellissimo sto gioco. E comunque possiamo andare. Comunque l'audio non è uno dei migliori ragazzi, lo potrete capire, purtroppo cioè non posso farci niente. Quanti minuti sto? Posso vedere però quanti minuti sta? 6 minuti ragazzi, non male raga. Ok, bene bene. Di tanto in tanto ragazzi dovrò fare qualche manovra, vedrete tipo manovrare lo schermo, però devo vedere a quanto si trova, ecco, perché è un po' scarico il telefono. Sto registrando col telefono, sì ragazzi, sì, però sto sul computer. Vi dite, ma qua c'è qualcosa che non cosa? Sì, infatti, però non inutile che ve lo spiego, non ci credereste. Bene, andiamo. Il coniglietto sta chiedendo aiuto, ragazzi, perché non l'avete capito. Oh, torna qui, coniglio. Stai indietro, piccolo, piccolo. Vabbè, che tutta la mia miticità, ragazzi, in pratica non riesce a competere. Vabbè, tutte le solite cavolate, ragazzi. Tutte le solite cavolate. Bene, Legend of Adventure. Find. Ok. Che cacchero, ragazzi. Vabbè, ragazzi. Volevo la vista. Vabbè, dai. Non sto giocando con il mouse, ragazzi, ma solamente con tastiera, eh? Perché non l'avessi capito. Però se no si sentiva il tipo il click del mouse, ragazzi. Bel lavoro, figliolo, però il padre non si interessava di queste cose perché, ragazzi, quello è il padre. Di Pooh, ragazzi, certo. È un personaggio che a me nella storia, ragazzi, è sempre piaciuto molto. Perché se sapete, comunque, adesso non dire che me la spoiler, ragazzi, la conosciamo tutti. Voglio un po' abbassare perché sennò non mi sento. Ok. In pratica, voi la conoscete la storia, ragazzi. Lui si è sempre protetto perché, come sapete, vabbè, poi è stato adottato, comunque si vede perché se il padre è un oca, per questo è stato adottato, vabbè, non è geneticamente possibile che un uovo, che un uccello abbia covato un panda. Vabbè, comunque ragazzi, intanto che vado un po' in giro, ragazzi, vi spiego che a me è sempre piaciuto come personaggio, perché comunque si è preso sempre al meglio, lui ha fatto del suo meglio, poi per chi non ha, poi nel terzo film comunque viene un po' messo da parte, però neanche tanto per me. Però comunque è un personaggio che a me piace tantissimo. Di Pooh, cosa penso? Penso che sia un personaggio proprio perfetto, ragazzi, perfetto per questo tipo. E vabbè, comunque andiamo a uccidere questo qui. Ma io l'ho lanciato sul muro, no? Là, ma che bug? Vabbè, ragazzi, questo è uscito nel 2006, quindi se ci saranno qualche bug, è nel 2006, raga. Purtroppo non hanno fatto un remake per PS4 perché se non l'avrei comprato. Ok? Quindi ho cominciato a rompere. Che è? Ah, sì. Posso lanciare... Vabbè, ve lo ricordo queste prime parti, raga. Qualcosa, eh. Ecco, per esempio non mi ricordavo sta mossa. La mossa proprio che faceva così. So che potevo lanciarla con queste cose, però non... Ah, mi ricordo che potevo fare... Oh, che premio. Bellissimo.
sei un po' ingufato, tu. Mi sa che sei un po' in calore. Guarda, stava correndo su se stesso. Oh, come ho fatto? Oddio, posso lanciare, posso dargli un montante, raga, bellissimo. Bene. Scusate se mi metto ad aprire le scatole, raga, però ci sono le monete che sono importantissime per, vabbè, gli upgrade, però ne parliamo più tardi alla fine di questo livello. Ah, ragazzi, mi stavo dimenticando, io vorrei farvi vedere i miei settaggi, perché per chi volesse scaricare questo gioco, il link in descrizione, ragazzi, ve lo metto nella seconda puntata, ve lo giuro, link in descrizione ve lo metto, raga, per scaricare questo gioco. Raga, volete la verità, non è emulatore, ragazzi, è un gioco che è proprio scaricato online, da un, che illegalmente, l'ho detto, ragazzi, illegalmente, raga. Sto vedendo che, ok, è tutto a posto il telefono, bene, sta leggendo il telefono, figa poppa, ok. E, no, aspettate, qualche volta dovrò fare così, raga, può darsi che queste parti le taglierò molto probabilmente, sì. Ok, allora, raga, stavo dicendo, questo... Io vi voglio far vedere i miei settaggi, perché si possono modificare i controlli, ragazzi. Ok, allora, per muovere sopra, vabbè, questo, ok. Per la jump, ragazzi, ho... Allora, prima di tutto mi serve la tastiera, vabbè, questo, vabbè. Allora, 8 sopra, ragazzi, che sta a destra della vostra tastiera per saltare, ragazzi. Poi, vabbè, camera... Ah, per pararsi, ragazzi, per difendersi, uso il 7 che sta vicino all'8, ragazzi. Che cosa stupida, vabbè, la tastiera, ragazzi, sta vicino, vabbè, potete andare a vedere, ragazzi, quindi mi è molto comodo, perché da un lato che ci stanno le lettere, ragazzi, mi muovo, e dall'altro attacco, poi il 4, poi per attaccare, ragazzi, 4 e tant'altro, dai, strong attack, action, e così via, ragazzi. Ah, per muoversi furtivo ho utilizzato Q, se non sbaglio, eccolo qua, walk toggle, che sarebbe muoversi furtivamente, però questo andiamo a parlare più tardi. O caps lock, ragazzi, però io ci ho messo Q perché comunque mi è sempre un coso di movimento, muoversi furtivo, e quindi l'ho messo fra i cosi di movimento, fra i pulsanti, così, i pulsanti di movimento, ragazzi, non so parlare oggi, vabbè, è anche una certa ora, voi non sapete che ora è, ma io sì. Bene, ok, possiamo riandare, ragazzi. Ecco perché faremo solo il livello, raga, perché comunque sarà molto chiacchiericcio questa puntata, molto molto. Ok, raga, fammi un attimo girare la fotocamera, perché se no qui non vedo. Ok, camminare in equilibrio, raga. Vedi, si basa da solo questo. Io non faccio niente, non è che muovo qualcosa. Ah, quello vabbè, fatemi fermare un attimo per ricordarmi che cos'è questo. Ah, sì, raga, quello è il cartello. Quando c'è quel cartello, raga, vuol dire che rotoliamo. È tipo una parte automatica del gioco. Vedi, per esempio, io voglio andare da quelle scatole, non ci posso andare perché fa tutto da solo. Io non sto premendo niente. Ok, fatemi controllare queste scatole. Anche se non si vede. Ciao, pum, tutto trasparente, vedete? No, però, ragazzi, questa è attenzione al dettaglio. Prima, cioè, adesso voi non vedete una roba del genere che tipo sta vicino alla telecamera, trasparisce. No, è un bug assoluto, ragazzi. Però io me lo aspetto, ragazzi, me lo aspetto tutto. Ok. Poi mi aspetto il super boss, mi ricordo, di no, forse sì. Oh, madonna. Che devo fare? Ah, quello... Oddio, che cosa mi dice quello? Scusami. Ciao. Ah, ok, me lo sono ricordato. Qua bisogna utilizzare strong attack, raga. Perché per alcuni nemici molto più grandi ha bisogno di questa mossa, raga. Non questa. Questa qui. E poi possiamo fare le varie combo facendo... Ecco, quello che sto facendo, per esempio, questo. Boom. Oh, bellissimo questo. Ah, ragazzi, una cosa. Allora, voi vedete che nel primo livello sono super forte, però, visto che questo è un sogno, raga, poi, quando andremo a fare il secondo livello, cioè nella prossima puntata, siateci, mi raccomando, già ve lo dico da adesso, raga, cioè, non ci sarà, cioè, saremo super, cioè, saremo scarsissimi, raga, non vedrete tutte queste mosse, quindi non cominciate dopo, perché non sei forte come nel primo, perché nel primo siamo i guerrieri dragoni, perché siamo tipo in un siamo in un sogno, raga, e poi, cioè, andremo a evolvere con gli upgrade, appunto, ragazzi, ecco cosa servono gli upgrade, adesso nel primo livello, cioè, è come se
tutti gli upgrade ce l'avessimo già. Però non è così, ragazzi, non è assolutamente così. Ah, io dovrei uccidere quello. Sì. Un attimo, che cosa mi dice quello di... Ah, sì, dimmi... su questo non fu... Oh! Non lo fare mai più. Bellissimo. Ok, questo non l'ho fatto. Perché non me lo fa fare? È tipo, colpisco con un dito, lo mando fuori dalla porta. Ti piace la zuppa? Allora mangia la mia polvere, ragazzi. Ok, già mi ha colpito, no, comunque ragazzi, è ispirato, adesso siamo tipo nel sogno di Pooh quando Ragan, cioè raccontiamo un po' la storia appunto, stiamo parlando soltanto di settaggio, di grafiche e il resto. Allora adesso siamo nel punto dove stiamo raccontando il sogno, dove nella scena, cioè il narratore sta raccontando che nel bar, tipo, io mi ricordo pure la frase, ti piace mangiare, allora mangia la mia polvere, adesso basta, combattiamo appunto, let's fight, l'ha detto prima. E infatti si combatte. Aia, quando mi chiedono in un angolo, raga, mi devo concentrare. E non vedo niente con quella cavolo di colonna. Queste cose a me non piacciono di questi giochi, raga, perché è impossibile, vabbè. Cosa? Ah, sì. La mazza è forte, okay. Non pensate male, raga, per l'amor di Dio. Aia. Oh yes, raga. Aia. Aia. Devo fare così. Quando è così, raga, devo fare così. Li allontano e ammazzo uno. Ok, ammazzati tutti. Boom! Fortissimo, raga, sono troppo forte. Ok, giocherò meglio dalle prossime volte, perché ragazzi, ovviamente tutti siamo forti dopo tutti gli upgrade, però voi vi rendete conto che comunque nel... Oddio! Non me lo aspettavo, raga! Non me lo aspettavo! Ah, ci sono... Scusate, mi fa fermare un attimo. No, va bene, raga. Comunque, raga, di tanto in tanto ci saranno, tipo, nel gioco offre comunque un... Ci stai zitto? Offre comunque parti dove dovremo... Vabbè, live action. Io li chiamo live action, nel senso che noi dobbiamo cliccare un pulsante, raga. Ed è molto difficile, raga, Non è per niente facile. È difficile. Poi vedrete nel secondo livello. Ok, e... Che ci ha detto che possiamo saltare, in questo senso, giusto? Vabbè, nel senso saltare... Quante monete? Mi piacciono le monete, ok. Oh, oh madonna. Allora ho sbloccato una nuova tecnica, se non sbaglio è questa. Già predicto perché me lo ricordo questa parte. Una cosa buona è che nel primo livello ce l'avremo già questa mossa. Ovvero che questa è OP, raga. Anche se non ce l'avremo potente come adesso, però comunque ce l'avremo. Ecco, vedi, tanto boom! Ah ragazzi, quando... volevo dire una cosa, mi sono scordata, raga. Aspetta, mi sono scordato, mi dovevo dire una cosa importante. Boom! Dai, raga. Yes. Ok, raga. Questo è il super boss del primo livello, se non sbaglio. Sì. Ok. Che cos'è quella, ragazzi? È la mitica spada degli eroi. Per chi non conoscesse la storia, raga, in pratica la spada degli eroi è un manufatto che sta nel palazzo di Giada, ragazzi, ovvero il palazzo dove si. Dove fa. Dove il palazzo più famoso della storia, ragazzi.
obiettivamente. Ragazzi, comunque quello che vi volevo dire è che comunque nella storia di comunque del commercio, economia, acquisti e tutto, il Kung Fu è sempre stato una parte forte della Cina, ragazzi. Se voi pensate, già il mito di Bruce Lee, cioè comunque, è come se fosse un mito di Bruce Lee, ragazzi. E comunque, riguardante la spada degli eroi, io mi ricordo che Fu diceva che era talmente affilata che basta guardarla per affilarsi, per dirsi quanto era mitica questa spada. Ovviamente lui non l'ha mai usata nella storia, per chi non la conoscesse, solo qui. Una cosa che non mi è piaciuto, raga, che... Ecco, questo è Tai Lung, il cattivo della storia, raga. Il cattivo, forse... No, ma non più stronzo, però... Ecco, qua ritorniamo nella realtà. Devo preparare la zuppa dall'ingrediente segreto, raga. Che alla fine, per chi non conoscesse la storia, la zuppa dell'ingrediente segreto è... puntini, puntini, non lo dico. Ok, ragazzi, allora, siamo giunti alla fine di questo livello. Ok? E una cosa che... Ragazzi, si inizia il primo livello, dopo si deve iniziare subito il secondo. Infatti adesso registrerò... dopo di questo, cioè, interrompo la registrazione, raga, e ne registro un altro, perché lo devo registrare tutto di seguito. Allora, una cosa che vi volevo far vedere, però senza perderci in ciance, è gli upgrade, raga. Allora, possiamo upgradarci, raga, possiamo aumentare le nostre abilità nel corso della storia. Come funziona, ragazzi? Ok, allora abbiamo l'indicatore della vita, l'indicatore dell'energia, raga. L'energia che... E raga, quella barra blu che vedete, ovvero per esempio la tecnica della spanzata, ragazzi, aspetta, poi vi dico. Ok, abbiamo varie mosse, raga. Allora, adesso io, come sempre, visto che costano relativamente poco, raga, se sentite la mia tastiera che si muove, vorrei upgradarle tutte al primo livello, se me lo fa fare. No, rimane 4. Ma che vita lì. Vabbè, ma quello è... Ah, ma quello è per... vabbè, non serve. Forse ho fatto la cosa giusta perché è quello che non serve. Ok, la barra blu dell'energia sono queste mosse che noi possiamo fare, raga. Ovvero, tutte queste rosse consumano l'energia blu e upgradandola possiamo aumentare la barra, raga. Oppure non è che si aumenta la barra, comunque diminuisce, cioè diminuisce meno facilmente, raga, ecco. Ok, per questa puntata è tutto, spero che questa serie vi piaccia, ragazzi, che la supportate alla grande perché a me piace tantissimo. Un saluto a tutti, ragazzi, alla prossima, ci vediamo, campanellina, mi raccomando, iscrivetevi, boom!